Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. In questa che è la nostra seconda sera di esercizi spirituali, abbiamo la gioia e l'onore di metterci al seguito di un grande testimone della fede, che è appunto il discepolo che Gesù amava. Così si dice infatti nel brano del Vangelo che vorremmo meditare stasera. Il discepolo che Gesù amava. Una definizione molto bella questa, che con ogni probabilità va attribuita a coloro che amavano questo discepolo e che lo consideravano un grande maestro di fede, ma anche un uomo straordinariamente capace di cogliere nella sua profondità il grande mistero di Gesù. A lui si deve il quarto Vangelo, il Vangelo dei maturi, dei perfetti, di coloro che sono progrediti nella fede e hanno guadagnato uno sguardo contemplativo. Lui è stato capace di dirci di Gesù qualcosa di difficilmente esprimibile, il suo modo di raccontare e l'opera che ci ha consegnato sono davvero qualcosa di unico. Ma qui appunto si parla della sua fede. Che cosa si dice? Abbiamo allora, come sempre, un po' con la pazienza di metterci in ascolto di quello che la parola ci comunica. È un esercizio che d'altra parte credo sia anche per noi molto arricchente, perché ci fa entrare nelle profondità della scrittura, là dove appunto si incontra la parola capace di illuminare la nostra vita, perché descrive, riferisce l'esperienza viva di alcuni uomini e di alcune donne che hanno avuto modo di incontrarsi con la rivelazione di Dio. Siamo al primo giorno della settimana, cioè all'inizio di questa settimana singolare. Si è concluso il sabato, giorno di riposo.
e il giorno precedente Gesù è stato crocifisso. Si dice dunque che trascorso il sabato, il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro, cioè la tomba dove Gesù era stato seppellito all'interno di un giardino, scavando una parete di roccia. Era la tomba che Giuseppe d'Arimatea, un uomo facoltoso, che aveva seguito Gesù un po' a distanza, aveva deciso di regalargli, perché dovendo compiere le operazioni di sepoltura molto in fretta, stava ormai sorgendo la stella del sabato, si era reso necessario portare Gesù in un posto vicino. Alla sepoltura di Gesù è presente anche, come dicevamo, Nicodemo. Succede dunque che una volta sepolto, Gesù occorre lasciar trascorrere il sabato, ed ecco che il primo giorno dopo il sabato, che ormai nella prospettiva dei credenti è il primo giorno della settimana, Maria di Magdala fa visita al sepolcro di buon mattino, quando è ancora buio e non si vede molto bene. Di lei si dice che vide, andrà sottolineato questo verbo, vide, che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Vedendo questo, Maria di Magdala dà una sua interpretazione di quello che è accaduto. E quindi, ovviamente, la dà interiormente. E corre allora verso. Corre e va da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava. Anche questo verbo corse andrebbe sottolineato. Corse. Quando si corre si ha una ragione per farlo. Vuol dire che nel cuore i sentimenti sono particolarmente intensi e bisogna comunicare qualcosa che si è percepito come assolutamente importante. Va dunque da Simon Pietro e dall'altro discepolo, eccola qui la definizione, quello che Gesù amava, molto importante prenderne atto, non abbiamo il nome, ma semplicemente questa indicazione, quello che Gesù amava. E disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Questa è l'interpretazione che Maria di Magdala dà. Dal momento che il sepolcro è aperto, dal momento che la pietra è stata rotolata, sicuramente hanno trafugato il corpo. Anche se lei dice non hanno portato via il corpo del Signore, ma dice hanno portato via il Signore. E forse qui intravediamo qualcosa di ciò che lei sta provando. Che questa presenza del Signore è venuta meno. Il sentimento del suo cuore, la sua paura è che sia stato compiuto l'ennesimo oltraggio. Ricordate che Gesù, ormai morto sulla croce, era stato trafitto con una lancia. Non era necessario in verità farlo. E ancora prima, poco prima della morte, aveva ricevuto l'aceto. E chi tutto questo l'ha visto, dobbiamo presumere, è rimasto molto rattristato, profondamente colpito, addolorato. Il pensiero è che si arrivi a infierire anche compiendo un gesto davvero
molto ingeneroso nei confronti della stessa salma. Pietro allora, dice il testo, uscì insieme all'altro discepolo, si recarono al sepolcro, correvano insieme tutte e due, notate lo stesso verbo, come Maria di Magdala è corsa da Simon Pietro e dall'altro discepolo, così ora Pietro e l'altro corrono verso il sepolcro. Correvano. Una lettura attenta del testo ci porta a domandarci che cosa stanno provando mentre corrono. Probabilmente li ferisce lo stesso pensiero che ha coltivato Maria di Magdala. E l'affetto profondo nei confronti di Gesù li porta a sperare che non l'abbiano ulteriormente offeso. Ma forse c'è qualcos'altro, il testo non lo dice, o forse no. In ogni caso c'è il desiderio di capire bene che cosa può essere accaduto. L'altro discepolo, sottolinea il testo, corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Che strana questa insistenza sul fatto che il discepolo amato corre più veloce, arriva prima. Poi si dice al versetto 5 che si chinò. Il sepolcro era scavato nella roccia, la pietra copriva l'imboccatura. Bisognava dunque chinarsi per guardare dentro il sepolcro. E in effetti il discepolo amato fa questo, ma non entra. Attende che arrivi Pietro, che lo seguiva. Però, prima che Pietro arriva, ecco che il discepolo amato comincia già a vedere. Il versetto 5 riporta già il termine vedere, vide. Vide i teli posati lì, ma non entrò. Perché attende Pietro? Beh, intanto il fatto che corra più veloce ci autorizza a pensare che fosse più giovane. E la cosa è verosimile se il discepolo amato va identificato con Giovanni, figlio di Zebedeo. In ogni caso, dell'autore del quarto Vangelo si dice che vivrà a lungo. Sono particolari dunque che ci autorizzano a ritenere che siamo davanti a una persona relativamente giovane. Dunque vede, intravede. Il sepolcro è vuoto, ci sono soltanto i lini. Attende Pietro, questo è un segno, credo, di rispetto nei suoi confronti. Più avanti, nell'ultimo capitolo del quarto Vangelo, noi assisteremo a un avvenimento molto, direi, suggestivo. Lo ricorderete, credo, il dialogo tra Gesù e Pietro. Per tre volte Gesù domanda a Pietro: mi ami tu? E alle tre risposte positive di Pietro, Gesù ripete: pasci i miei agnelli. È quello che chiameremo il conferimento dell'autorità suprema. È un po' come se il discepolo amato intuisse tutto questo. E questo ci dà l'idea della sua personalità. Una persona, un soggetto dunque che non ama mettersi in mostra, sebbene abbia delle caratteristiche assolutamente singolari, che ne faranno appunto il discepolo teologo, colui che scriverà il Vangelo più prezioso in assoluto, almeno per quanto riguarda la profondità della rivelazione. Attende dunque che arrivi Pietro e quando Simone arriva ed entra con lui e vede insieme con Simone che oltre ai lini c'era anche il sudario, quel sudario che aveva coperto il capo di Gesù. Ma lo vede avvolto in un luogo a parte. Sono particolari che
uniti insieme, permettono di affermare, ed è un po' la deduzione del discepolo amato, ma forse anche di Pietro, che la salma di Gesù, se possiamo usare questa espressione, non ha potuto essere trafugata. Se ci sono i lini e se c'è il sudario, lì in questo modo nel sepolcro. Ma questa è una deduzione che porta a escludere ciò che pensava Maria di Magdala. Di più, non si dice, nel senso che Pietro, per esempio, non ha alcuna reazione particolare. Vide, osservò, ma di lui non si dice nulla. Dunque Maria di Magdala aveva visto la tomba aperta e aveva ritenuto che avessero portato via il Signore. Pietro vede i lini e il sudario, ma non ha alcuna reazione. Il discepolo amato vede tutto questo, il testo dice, credette. Infatti, versetto 9, non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Che cosa crede dunque, o cosa significa che crede vedendo quel che ha visto? Crede che era risorto dai morti. Ma vedete, questa espressione non è così chiara. Non dobbiamo pensare che sia troppo chiara, è estremamente misteriosa. Nessuno sa precisamente cosa significhi risorgere dai morti. Però una cosa è chiara, e la si ricava dal contesto di questo brano. Il discepolo amato, vedendo quelle bende, quel sudario, intuisce che la morte non ha avuto potere su di lui. Uso questa espressione perché la troviamo nel libro degli Atti al capitolo 3, nel discorso che Pietro tiene per la seconda volta agli abitanti di Gerusalemme, annunciando appunto gli eventi della Pasqua di Gesù. Non era possibile che la morte lo tenesse in suo potere. Come mai lui sì e Pietro no? Beh, forse questa è la domanda che dobbiamo porci. Credo che la risposta vada cercata nella definizione che si dà di lui, il discepolo amato. È l'esperienza che lui ha fatto in modo singolare dell'amore di Gesù che lo porta a intuire che quella tomba è vuota non perché il corpo è stato trafugato, ma perché la morte non poteva vincerlo. In altre parole, qui abbiamo una rivelazione grande che potremmo sintetizzare così, alla luce delle parole che troviamo a conclusione di un libro straordinario della Bibbia che è il Cantico dei Cantici. Dice così, concludendo, l'autore: le grandi acque non possono spegnere o vincere l'amore. Le grandi acque. Nella tradizione biblica le grandi acque sono la potenza maggiore di morte di cui l'uomo può fare esperienza. Le acque appunto che ti travolgono, le acque nelle quali tu non puoi entrare altrimenti moriresti, perché lì non si può vivere. Gli abissi, ma anche appunto la forza devastante delle alluvioni. Ebbene, la potenza mortale, la più grande che possiamo immaginare, non può nulla contro l'amore, che è un altro modo per dire colui che ci ha amati in un modo straordinario
e ha portato tra noi il mistero santo di Dio, è più forte della morte. È difficile descrivere l'esperienza che il discepolo ha fatto personalmente dell'amore di Gesù. Questo rimarrà sempre il suo segreto. Però noi possiamo intravederla appunto nel racconto che lui ci ha lasciato nel quarto Vangelo. Ci sono alcuni momenti in cui lui è presente, raccontando i quali lui stesso ci fa percepire l'amore di Gesù per l'umanità. Sono due questi momenti in particolare: l'ultima cena e la crocifissione e la morte al Calvario. Giovanni nel suo Vangelo ne parla al capitolo 13 e al capitolo 19. L'ultima cena. Forse sapete che, a differenza degli altri evangelisti, Giovanni non racconta l'istituzione dell'Eucaristia durante l'ultima cena. Racconta un altro episodio che conosciamo tutti molto bene e che chiamiamo la lavanda dei piedi. Ecco, quello fu sicuramente un gesto attraverso cui divenne evidente il grande amore di Gesù per i suoi. Ma poi durante l'ultima cena Giovanni ci dice che Gesù dà la notizia del tradimento. E la dà senza però svelare il traditore, praticamente concedendogli il permesso di compiere quello che aveva in mente di fare. Non solo, il traditore è anche, voglio dire, il traditore è tra quelli a cui Gesù lava i piedi. Questi particolari davvero ci stupiscono e ci fanno intravedere quell'amore di cui appunto il quarto Vangelo parla. Al Calvario sappiamo che il discepolo amato è l'unico presente ed è a fianco della madre. Poco prima di morire Gesù si rivolge alla madre e dice: ecco tuo figlio, e dice al discepolo amato: ecco tua madre. È un dono prezioso quello della madre, ma è un modo per dire: noi siamo fratelli. Strano, detto da qualcuno che sta per morire, dando l'impressione che questo legame adesso comincia e non terminerà mai. Nel momento in cui poi Gesù muore, pronuncia questa frase: tutto è compiuto, anzi è compiuto, alludendo a qualcosa che deve trovare la sua piena realizzazione, una sorta di disegno misterioso che, alla luce di quanto abbiamo cominciato a comprendere, consiste nel dono della vita eterna, simboleggiata da quel sangue e da quell'acqua che escono dal suo costato. Ecco, il discepolo amato è colui che meglio degli altri ha intuito tutto questo, e nel momento in cui vede, o meglio l'ha percepito, nel momento in cui vede quei lini e quel sudario nella tomba vuota, ecco che intuisce che quella potenza d'amore che lui ha conosciuto insieme agli altri e che ha scoperto in maniera tutta sua, adesso si è manifestata in tutta la sua misura. Qui abbiamo la rivelazione di come Gesù sia giunto alla sua morte per amore e di come questo amore che l'ha portato ad accettare quella morte adesso sia diventato eterno, abbia vinto la morte e abbia vinto quella malvagità che ha condotto gli uomini a togliergli la vita. Ma vorrei sottolineare, allora, passando a quella che potrebbe essere la meditazione di questo brano in rapporto con la nostra vita e in rapporto con il grande tema della fede su cui vogliamo meditare in queste sere,
vorrei soffermarmi su questo aspetto del vedere. Vide e credette. In realtà ciò che vede è un dato assolutamente, come dire, evidente, concreto, riscontrabile. Vede la tomba vuota, vede queste bende, vede questo sudario, questi lini, vede questo sudario. Ma il credere in realtà significa alla fine che vede qualcos'altro. Vede qualcosa che non è immediatamente percepibile. Vede la resurrezione, se volete. È un po' come se riuscisse a interpretare adeguatamente la realtà che ha davanti, la quale non può essere intesa semplicemente a partire da ciò che si constata immediatamente e sensibilmente. Per questo credere vuol dire assumere uno sguardo e farlo a partire da una interiore esperienza d'amore. Perché c'è un rapporto stretto e inscindibile tra il cuore e lo sguardo, tra il sentire interiormente o il sentirsi e il vedere. Credere vuol dire guadagnare uno sguardo sulla realtà che parte da un'esperienza interiore dell'amore di Cristo. Quell'esperienza che diventa possibile grazie all'opera dello Spirito di cui parlavamo ieri sera, la forza dello Spirito che raggiunge l'interiorità dell'uomo, è capace di far percepire all'uomo la misura e l'intensità dell'amore del Figlio di Dio per noi. Guarderanno a colui che hanno trafitto, dice il quarto Vangelo. Io quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me, dice Gesù. Questa forza di attrazione opera anzitutto nell'interiorità degli uomini, ha a che fare con il loro sentire profondo, per questo è un'opera, dicevamo, misteriosa, segreta. È un'azione grazie alla quale l'uomo viene generato, diventa se stesso, diventa credente, si affida a questa potenza guadagnando anche un modo diverso, nuovo per certi aspetti, di guardare la realtà. Il credente dunque è un uomo che sa, una persona che sa guardare in un modo assolutamente unico ciò che accade, gli altri. Lo sguardo dunque sul mondo fa parte dell'esperienza della fede. Nella tua luce, Signore, vediamo la luce, dice il Salmo. Come sarà lo sguardo del credente che deriva da un cuore conquistato dall'esperienza costante dell'amore di Dio in Cristo per il mondo e per ciascuno di noi? Mi pare si possono identificare queste tre caratteristiche dello sguardo credente. È uno sguardo limpido. L'occhio limpido. E questo non è un modo vago di dire. Lo sguardo limpido lo cogli subito. Ti accorgi quando una persona ha uno sguardo limpido. È qualcosa che percepisci immediatamente. Vuol dire che ha un cuore limpido. Lo sguardo limpido è uno sguardo purificato, perché ci dice la Scrittura, per esempio, l'odio acceca l'uomo, l'invidia acceca l'uomo, gli toglie la capacità di guardare bene. Ma ancora l'egoismo, l'attenzione esclusiva a se stessi rende lo sguardo non limpido, lo rende ottenebrato, incapace di cogliere ciò che gli sta intorno. Il desiderio di avere
che poi diventa appunto avarizia, la ricerca esasperata del benessere rende lo sguardo opaco, lo rende addirittura rapace, per cui tutto viene guardato in vista del possesso, magari addirittura le persone. Ma anche la superbia ti toglie la limpidezza dello sguardo, ma anche la paura ti impedisce di guardare la realtà per quello che è. Noi abbiamo bisogno di una potenza di grazia che, facendoci sentire l'amore di Cristo nel profondo di noi stessi, rende il nostro sguardo limpido. Il credente guadagna per grazia, a partire dall'esperienza dell'amore di Cristo, uno sguardo profondo. È lo sguardo della persona sapiente, che sa leggere le situazioni, che sa interpretare i segni dei tempi, che sa capire che cosa succede e quindi è padrone del tempo, non è succube, non è travolto. Uno sguardo profondo però sa anche comprendere che cosa gli altri stanno vivendo. Questo accadeva di Gesù. Di Gesù si diceva che sapeva leggere i cuori e quando entrava in dialogo con una persona immediatamente comprendeva che cosa provava. Ricordate l'episodio della Samaritana. Uno sguardo che sa leggere i cuori. E infine lo sguardo della persona che crede, derivando da questa esperienza costante e pacificante dell'amore di Cristo, è uno sguardo buono, riconciliato, sostanzialmente sereno. Ha la percezione chiara della grandezza, del valore, della bellezza della realtà, soprattutto delle persone. E quindi diventa uno sguardo misericordioso, magnanimo, perché colui che si sente amato sa anche di sentirsi perdonato, di sentirsi accettato nei suoi limiti, nelle sue fragilità. E quindi, come dire, naturalmente poi fa lo stesso nei confronti degli altri. Ecco, chiediamo questa grazia, di avere uno sguardo che ha queste caratteristiche, che sa vedere così, simile a quello del Signore stesso tra noi. È bello leggere i Vangeli anche da questo punto di vista, cercando quei particolari grazie ai quali noi capiamo come Gesù guardava la realtà, come Gesù guardava le cose, ma anche e soprattutto le persone, il suo sguardo, perché attraverso lo sguardo poi si arriva al segreto del cuore. Che sia anche il nostro questo sguardo e che derivi da una esperienza sempre più intensa di quell'amore di cui il discepolo amato è uno dei più grandi testimoni.